Ma le interviste la gente le legge oppure le interpreta? Ma io non ho confermato niente, io parlo solo per ipotesi. Ma chi ha mai detto che Acerbi era un giocatore nostro? Ho detto. Intanto ho detto che non ne avrei parlato perché non aveva firmato. Poi, qualora Acerbi decidesse di venire all'Atalanta, sarebbe un giocatore che a noi piace. Ha quelle caratteristiche e ha quelle prerogative che a noi piacciono. Stop. Ora, se poi Acerbi ha deciso di andare da un'altra parte, di queste cose qua dovete parlarne con la società, con Marino, con chi di dovere. Io non faccio trattative, io ho dato solo un giudizio su un giocatore che ipoteticamente sarebbe potuto venire, perché era uno di quei giocatori che a noi poteva piacere. Stop. Poi se lui io non so come sono andate le cose, se aveva già un accordo, se ha cambiato idea, che ne so, questa cosa cosa dovete chiedere alla società. Però perché ho letto che qualcuno ha detto che non bisognava parlare di Acerbi. Ma chi ha parlato di Acerbi? I difensori centrali svelti tu ce li hai? Dove stanno? Io ne conosco pochi dei difensori centrali svelti, perché il difensore centrale come caratteristiche, se no si parla sempre tanto per parlare, mi fate subito incazzare il primo giorno di conferenza stampa. Ma di che parlare? Ma il difensore centrale storicamente è un giocatore strutturato che c'ha centimetri, ok? Come fai a volerlo pure svelto? E chi sei? Mago Zurlì? Sei alto 1,90 m, 1,85 m, 1,87 m, è difficile trovarlo anche svelto. Se no devi fare la prolunga o devi accorciare, come fai? È fisicamente così. Se invece lo vuoi rapido, allora devi scegliere Rivalta, però poi non c'hai i centimetri. Quindi non andiamo sempre dietro a queste cose che dite. Io il sistema di gioco l'ho scelto sempre in base alle caratteristiche degli uomini, perché il mio primo anno atalantino, quando ho vinto l'avvio, abbiamo giocato col trequartista, non so se vi ricordate. Poi l'anno dopo arrivò Doni e giocavamo in un'altra maniera, perché io vedevo Doni in una posizione di campo. Poi sono andato via io. Sono tornato e abbiamo giocato. L'anno di Serie B abbiamo alternato, abbiamo fatto un po' di 4-4-2, abbiamo giocato qualche volta con un centrocampo a 3. Abbiamo fatto varie cosettine. Ora vediamo, insomma, noi in quel ruolo abbiamo già due giocatori, che uno si chiama Dennis, che 2 anni ha fatto 31 gol, e l'altro è Livaia. E poi vedremo. Noi siamo attenti a tutto e vorremmo sicuramente migliorare tutta la squadra, tutto quello che c'è da fare. Lo faremo con equilibrio, con calma, senza farci prendere dalla fretta, perché poi a volte la fretta non è una buona compagna di viaggio. Quindi è chiaro che io di Bianchi non posso che parla bene, ce l'ho avuto, con me ha fatto 26 gol Bianchi, quindi è un giocatore che conosco molto molto.